non stiamo a sforzarci a correre di avampiede, rischiando di andare a fare casini. Qua devi tagliare un po', Max. Dicevo. Buongiorno ragazzi, spero tutto bene. Siamo ancora alle prese con un periodo di lockdown. Mi hanno chiesto in molti di fornirvi un piano di allenamento per i prossimi giorni. Per ora ci limiteremo con Andrea Sofientini a parlare di come comportarsi in questo periodo di lockdown. Lascio la parola ad Andrea che cercherà di rispondere alle principali domande che ci sono state poste in questi giorni. Prima di lasciare la parola ad Andrea, ecco due anticipazioni. La prima è che sto leggendo il libro Training Book di Compex, grazie al quale nei prossimi giorni cercherò di fornirvi un piano di forza che vi consentirà di tenervi allenati all'interno della casa. In secondo luogo, sto ultimando la pubblicazione di una recensione che ho realizzato il weekend scorso grazie alla tecnologia. Anche senza Andrea non sarà la stessa cosa, ma sarò in grado di fornirvi una recensione che vi parlerà di scarpe da corsa. Lasciamo la parola ad Andrea che risponderà alle 5 domande più frequenti poste in questi giorni. Ciao e a dopo! Ciao a tutti. Un amatore su cosa deve stare attento? Secondo me il movimento delle braccia, un pochino più alto rispetto a quello che vedo spesso stare sotto a molto basso, diciamo. Invece per i piedi direi che dovete cercare di correre il più naturale possibile, quindi non state lì troppo a farvi delle paranoie, correte bassa. Sicuramente ci sono degli esercizi per migliorare, però anche lì, se non c'è nessuno che vi vede, potreste fare l'esercizio per migliorare il movimento dei piedi, la rapidità dei piedi, ma lo state facendo male, quindi andrete solamente a peggiorare la vostra tecnica, o comunque non andrete a migliorarla. Per un atleta evoluto direi che i consigli sono gli stessi. L'unico problema che posso andare a correggere senza creare ulteriori danni sono davvero il movimento delle braccia. Per tutto il resto si migliora con degli esercizi specifici, ma ripeto, sotto qualcuno che vi veda, che vi possa dare i consigli per poter migliorare. Sicuramente. Ho visto che negli skip e nella calciata si notano molto di più gli errori di ogni atleta. Troppo delle scarpe influisce. Sinceramente ho provato da drop 12 a drop 0 delle chiodate e la tecnica di corsa non l'ho sentita né migliorata né peggiorata. Dipende davvero dalla scarpa, com'è. Ho avuto delle drop 4 che mi hanno distrutto i tendini e i polpacci, ho avuto delle drop 12 che mi hanno distrutto tendini e polpacci, ho avuto delle drop 0 che non mi hanno dato problemi ai tendini e ai polpacci, quindi dipende proprio com'è fatta la scarpa. Soffro molto la suola, l'intersuola, la mescola dura. Quello sì che mi dà molto problema. Avere quelle scarpe che io chiamo piastrelle, quelle alla Massi Milani, mi danno tanto problemi. Adesso sto usando le Saucony Freedom ISO, le trovo davvero dure. In certi frangenti mi piacciono, in certi frangenti davvero ritorno a casa che mi sento una morsa sui polpacci, che mi dà davvero un sacco di fastidio. Con le Oca non ho drop basso, 4 mm, non ho avuto mai problemi di polpacci, anzi, le ho sempre trovate riposanti, quindi davvero non credo che il drop influenzi così tanto la mia tecnica di corsa. Qualcuno dice drop basso, corri piedi avampiede, ragazzi, io con Pegasus mi sono sempre ritrovato a correre di avampiede, dipende come correte voi. Come gestire un infortunio? Dipende da che infortunio avete, dovete decidere voi. Io gestisco in questa maniera, se so che è qualcosa che non mi pregiudica, la corsa, quindi se posso uscire a farmi la mia corsa lenta senza avere delle ricadute ci vado tranquillamente. Sicuramente se devo fare un lavoro magari lo posticipo, se invece è qualcosa che non ho mai avuto e che potrebbe peggiorare. Sto assolutamente fermo, è inutile uscire a correre, è inutile rischiare di peggiorare. Meglio fare 2 giorni di fermo e far passare il dolore
che fare magari un'uscita e peggiorare la situazione e quindi star fermo poi magari 10, 12, 15 giorni. Quindi se avete un infortunio che avete già avuto ed è leggero e sapete che non peggiora, uscite pure a correre, magari non esagerate. Se è qualcosa che non avete mai avuto o che pensiate che possa peggiorare, assolutamente rimanete fermi. Sicuramente non è quell'allenamento in più che vi cambia la preparazione, ma anzi ve la potrebbe far peggiorare. Per dire, io con le contratture riesco a correrci, ultimamente ho corso con delle contratture ai femorali e al piriforme che mi davano molti problemi, lì ho dovuto tenere i ritmi ancora più bassi di quelli che tenevo nel lento e non fare assolutamente lavori in pista, perché al femorale è davvero fastidioso e rischi che correndo male per non sentire dolore ti viene fuori il male da altre parti. Esempio stupido, avevo un dolore al ginocchio, ci ho corso sopra e mi si è contratto tutto il femorale post maratona e mi ha tenuto fermo qualche giorno poi questa cosa. 2 o 3 giorni, un po' di massaggi, un po' di stretching ed è ritornato tutto a posto. Allenamenti in questo periodo di lockdown, di quarantena. Allora, io ho pensato un allenamento che potete fare senza uscire dal vostro giardino, sperando che abbiate un corsello dei box e una rampa. Riscaldamento 20-30 minuti nel corsello dei box, giardino, quello che volete, oppure 10 ripetizioni da 1 minuto di corda circa. Un buon lavoro anche questo di cardio, oppure fate dei burpees, fate quello che volete di riscaldamento, comunque un 20-30 minuti, slanci laterali, frontali come mobilità articolare, dopodiché arrivate sulla rampa dei box e fate dalle 7 alle 10 salite consecutive, andate in sprint, la discesa in jogging, 2 minuti di recupero e ripartite con l'altra serie. Io vi consiglio di fare 3 serie. 4 serie se non avete sentito troppa stanchezza, massimo 5 serie per la prima volta. Ciao a tutti, vi saluto, alla prossima. Se vi è piaciuto il video, ricordatevi di mettere like, commenti sempre qua sotto e mi raccomando, iscrivetevi al canale in modo tale che nei prossimi giorni abbiate tutte le informazioni necessarie per poter sognare di tornare a correre. Ciao e alla prossima! Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna